Vieni, vieni, spirito d'amore. Noi, Signore, vogliamo attingere alle viscere della Tua misericordia e lo facciamo attraverso l'invocazione del Tuo Santo Spirito. Vieni, vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, avvicinaci sempre di più alla misericordia di Dio, al cuore di Gesù, al cuore della Trinità. Vieni, Spirito Santo, immergici, Signore, in questo circolo d'amore, perché possiamo farne parte, perché possiamo sentire la Tua gioia. Ci vogliamo mettere in piedi, Signore, davanti a Te e lodarti e ringraziarti senza paura. Signore, togli da noi ogni spirito di paura, di angoscia, di solitudine, di desolazione, di scoraggiamento. Signore, vieni col Tuo Spirito e prendi il posto di tutte queste presenze che non ci vogliono far lodare a Te. Lì dove ti trovi, loda Gesù, loda lo Spirito Santo, loda Dio Padre che ti ha voluto all'esistenza, che ti protegge, che ti custodisce, che conosce ogni capello del tuo capo, che conosce ogni cosa di te, tutte le profondità del tuo cuore, tutte le tue paure, più di quanto le conosca tu. Allora vogliamo lodarti, Signore Gesù, vogliamo ringraziarti, Signore, vogliamo adorarti, Padre, Spirito, Figlio. Fa, Signore, che questa lode, questa gioia, la Tua presenza possa prendere il posto di ogni paura, di ogni tensione, di ogni rancore, di ogni non perdono. Signore, vieni con la Tua presenza viva. Noi Ti invochiamo, Signore Gesù. Noi vogliamo sentire la Tua gioia, perché portiamo il Tuo nome, Signore. Noi siamo cristiani come Te, Cristo, che sei l'unto. Vogliamo sentire, Signore, questo profumo della Tua unzione. Manda il Tuo Spirito, Signore, perché possiamo guarire, perché possiamo onorarti, perché possiamo riconoscerti, Signore Gesù. Noi crediamo in Te, nella Tua azione, e sappiamo, Signore, che in questo momento, adesso, Signore, Tu stai toccando ogni nostra infermità, ogni nostra difficoltà. Stai toccando, Signore, le persone che portiamo nel cuore, i bambini ammalati, gli ammalati di Covid, gli ammalati oncologici, i depressi, coloro che hanno disturbi alimentari, quelli che soffrono di acufene, quelli che soffrono di emicrania. Chi ha un'epatite avanzata, chi ha una pancreatite, Signore, Tu stai passando e stai toccando le ovaie di una donna, di più donne, stai toccando il grembo delle donne, perché possano portare alla vita i Tuoi figli, Signore Gesù. Ascolta, Signore, il grido del Tuo popolo. Noi siamo tantissimi, Signore, che vogliamo lodarti in un'unica voce e insieme, Signore, in un unico cuore, invochiamo il Tuo nome, Gesù. Gesù, salva, Signore Gesù, salva, Signore Gesù, vieni con la Tua presenza, Signore Gesù. Invochiamo il nome Tuo, Signore Gesù, nel Tuo nome c'è salvezza, nel Tuo nome c'è potenza, Gesù, Gesù, Gesù. Al grido di questo nome, al canto di questo nome, ogni mal va via, ogni demonio va via, ogni spirito del male va via, nel Tuo nome, Gesù, che rimbomba nell'universo, che dà vita all'universo, Gesù, perché questo nome l'ha pronunciato il Padre.
cantiamolo insieme con fede. Cantiamo ancora, Gesù. Prima di chiedere la guarigione e la liberazione, chiedi la presenza di Gesù nella tua vita, chiedi la presenza di Gesù nella vita della persona per cui stai pregando. Gesù, Gesù, Gesù. Se lo senti, mettiti in ginocchio davanti alla presenza di Gesù. Perdonami. Signore Gesù, vogliamo rimanere abbracciati a te e adorarti e ringraziarti, sentire il tuo cuore, poggiare il nostro capo sul tuo petto. Signore, facci fare questa esperienza. Vogliamo poggiare il capo sul tuo petto, sentire il tuo calore, sentire il battito del tuo cuore, sentire che batte per noi, che si emoziona per noi. Tu, Signore, ti emozioni per primo quando ti chiediamo l'abbraccio. Noi pensiamo solo di ricevere, ma quanto ti diamo, Signore, in questo abbraccio. E quanto questo abbraccio ci viene ricambiato adesso, mentre sentiamo questi brividi. Grazie, Signore Gesù, grazie del tuo abbraccio. Grazie, Signore Gesù, chiediamo per noi, per i nostri fratelli ammalati, la tua presenza. E quando ci sei tu, tutto il resto va via. Quando ci sei tu, tutto il resto va via. Lasciati accarezzare da Gesù. Lascia che il nome di Gesù scenda come rugiada, come balsamo, dalla tua testa, ti copra piano piano, come un calore,
come olio che scende piano piano, scende sulla tua testa, sulle tue tempie, sui tuoi occhi e guarisce, guarisce ogni parte del tuo corpo. Questo balsamo che è lo spirito, che è presenza viva, che è una persona, ti copre con la sua grazia e scende sui tuoi occhi, sulle tue orecchie, sul tuo naso, sulle tue labbra, sulla tua lingua e purifica, purifica, purifica. Questo balsamo che scende sulla tua nuca e tocca fin nelle parti più profonde della tua testa, sulle spalle, lungo la schiena, sulle tue braccia, tocca i tuoi muscoli, le tue articolazioni, i tuoi tendini, scende, tocca ogni organo, il cuore, i polmoni, i reni, l'intestino, lo stomaco, il pancreas, la milza, tocca ogni cosa, tocca le ossa, la vescica, le tue ovaie, tocca ogni cosa e risana, purifica, dà vita, rimargina ogni ferita. Come un'operazione chirurgica, il Signore sta passando nel tuo corpo in questo momento, e per la fede di tutti noi che siamo uniti e chiediamo la tua azione, Signore Gesù, nel tuo nome, tu Signore agisci, tu Signore ti fai presente, grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù, e continua la tua presenza, quest'olio, questo balsamo a scendere e scendere su ogni muscolo, su ogni articolazione, fino alla punta dei piedi, Signore. Grazie Signore Gesù, che raggiungi ogni tessuto, ogni cellula del nostro corpo, entri nel sangue, fin nel midollo, Signore. Grazie Signore della tua presenza viva. Grazie Signore Gesù. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per quanto hai operato. Ti vogliamo ringraziare per la gratuità del tuo amore. Ti vogliamo ringraziare per la tua tenerezza. E ti chiediamo ancora il dono della tua misericordia, e alla tua misericordia, Signore, vogliamo affidare il mondo intero. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono. Buon pomeriggio, state su. Thank you.
buon pomeriggio.